avvocato, com'è andata? È piano, no, ragazzi, no! Piano! Non lo fai che non andare gli altri! No, non ci siamo così! No, ragazzi! Aiutami! Non giuro! Non è la sua parente! Ma così non è possibile lavorare! Le domande che le sono state poste dal giudice prima, dal pubblico ministero poi, e ma solo poco, perché tanto sei davanti! Chi sta avanti abbassasse? Abbassa la camera! Ha risposto a tutte le domande e ha risposto senza nessun tipo di cedimento, confermando integralmente la stessa versione dei fatti che è stata data in questi giorni agli inquirenti. Non si è assolutamente contraddetta, ha spiegato tutte ciò che doveva spiegare senza nessun tipo di problema. Ha manifestato ancora una volta la propria disponibilità a collaborare con le forze. Scusi, il braccio. Il braccio. Un pieno e ampio il fermo è stato, validato. Fermo. Allora, il giudice si è riservato di decidere e ha tempo fino a domani sera alle ore 21.03 per poter decidere. Ma non per la scarcerazione. Per poter decidere su tutto, vi è una richiesta di custodia cautelare da parte del pubblico ministero e una richiesta di scarcerazione da parte della difesa, così come c'è stata una opposizione da parte della difesa alla convalida del fermo, perché riteniamo che non vi siano i presupposti del pericolo di fuga, in quanto il pericolo di fuga è l'elemento principe per poter avere un decreto di fermo da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, ma in questo caso il decreto di fermo è firmato. Avete chiesto l'incidente probatorio? No, in questa fase non si può richiedere assolutamente. Neanche la perizia psichiatrica? Non si può richiedere nulla, nessuna perizia, nessun incidente probatorio. Dinanzi al filmato che vi ha mostrato la procura questi 40 minuti, la signora come ha risposto, come ha visto queste immagini, come ha risposto a ogni frame che gli veniva contestato? Adagio, allora, adagio, gli occhiali. Non è stato fatto vedere alcun filmato. La signora ha risposto sulla base di quelli che sono gli atti e quindi solo esclusivamente sui fotogrammi che sono riportati su carta stampata e a colori, ma non è stato fatto vedere alla signora alcun tipo di filmato. La perizia psichiatrica non la c'è. La signora si è difesa esclusivamente su quelli che sono dati processuali in suo possesso fino a questo momento, nient'altro. Scusi. Scusi, il braccio non è stato fatto vedere alcun filmato. Grazie. Sì, ha negato l'esistenza di un secondo telefonino, ha detto che il telefonino ne ha solo uno e che è a disposizione della magistratura per tutti gli accertamenti che possono essere e che vogliono essere, che possono essere fatti sullo stesso. Ma non si trova questo telefonino? Il telefonino è stato sequestrato ed è in mano alla magistratura, è stato consegnato, non sequestrato, è stato consegnato spontaneamente dalla signora alla magistratura quando la signora era ancora libera. Ha detto qualcosa di nuovo alla sua assistita? Assolutamente no, ha dato spiegazioni a tutte le domande che le sono state poste, ripercorrendo in maniera puntuale e precisa il percorso che aveva fatto e tutto ciò che ha fatto quel giorno. Alla domanda risulta dai filmati che lei non ha accompagnato suo figlio a scuola, cosa ha risposto? Ha risposto che ha accompagnato il figlio a scuola e che è stata vista dal vigile urbano che si trovava di servizio, indicando anche il sesso dell'ufficiale di polizia giudiziaria che quel giorno era di servizio davanti alla scuola, dicendo che si trattava di una donna e ha indicato anche il nome della persona. Nel primo fermo la signora non avete parlato di fascette, questa volta avete parlato di fascette? Questa volta abbiamo parlato di fascette perché la domanda è stata posta sia dal giudice sia dalla difesa e la signora ha spiegato che le fascette sono venute fuori solo ed esclusivamente perché lei stessa, nell'intento di dare una mano alla polizia giudiziaria per la ricerca del colpevole, ha chiesto alle maestre se fosse vero che avevano richiesto al bambino di portare a scuola delle fascette per fare degli esperimenti e alla risposta negativa delle maestre si è prodigata affinché queste fascette arrivassero agli inquirenti e gliele ha consegnate lei spontaneamente per poterle avere in mano e poter andare alla ricerca della verità. Ora, tutto è in mano al giudice che valuterà sicuramente con scienza e con grande coscienza. Ma non si sapeva ancora. Non si sapeva ancora, avvocato, non si sapeva ancora. No.